scalato il sipario sulla fiera del marrone di Cuneo, la più grande vetrina per i produttori ed artigiani locali e non, resta incertezza sul bilancio di alcuni agricoltori e produttori sulla stagione di raccolta proprio della castagna, a cui ancora in questi giorni sono dedicate molte manifestazioni sul territorio cuneese. Un'estate segnata dalla grande siccità per tutto il comparto agricoltura. Per quanto riguarda la castagna, il marrone, quello a cui è dedicata la Fiera del Marrone di Cuneo, che anno è stato? Un anno molto difficile, anche segnato dalla siccità, dalle grandinate e soprattutto dalla pioggia che si è trasformata in siccità e in tempesta, quindi ha rovinato proprio la produzione, quasi dimezzata, se non di più. Bisogna vedere, siamo ancora in raccolta, siamo a 1000 metri, quindi dobbiamo ancora vedere un 15 giorni, ma i segni ci sono tutti di una produzione dimezzata rispetto agli anni scorsi. Ecco, esatto, e questo incide poi anche sui costi eventualmente di vendita? E beh, chiaro, perché comunque i costi aumentano soprattutto per il cliente finale, cioè il cliente finale viene a pagarti un prodotto che è molto più ricercato perché ce n'è molto di meno rispetto agli anni normali. In termini di qualità, la castagna in sé come quest'anno è diversa, più piccola, più grande? Ci sono alcuni alberi che hanno il riccio addirittura secco, con il frutto secco dentro il riccio, altri invece che hanno delle belle pezzature di castagne che forse sono quelli in cui sono riusciti ad avere un pochettino più acqua rispetto agli altri, quindi diciamo che il raccolto è dimezzato, ma la qualità è forse migliorata. E quando si può tracciare un bilancio definitivo? A novembre, dopo San Martino, dopo l'11, quando si finisce completamente sia la raccolta sia la vendita anche all'ingrosso, si potrà veramente decidere com'è andata la stagione.